alle sue origini. Se così, si andrebbero a ricercare la teosinte, pianta a un pennacchio come il Gran Turco, ma una pianta simile alla moderna graminacea del Messico, le cui spighe contenevano tanto il polline che i semi. I semi nella porzione inferiore, i semi in quelli laterali, che si raccorciarono e vennero rinchiusi da brattee. Più tardi si arrivò ad una rozza spiga. Questo antenato crebbe molti secoli fa sulle pendici leggiate delle alte cordate, completamente letto dal cacciatore Rabondo, troppo occupato ad inseguire la selvaggina di cui si nutriva. Mangiare e dormire rappresentavano la vita beata per l'uomo di allora. La caccia era abbondante, ma vennero tempi di magra ed occorse spingersi lontano in cerca di cibo. Stanco ed affamato, l'indiano provò a mangiare radici, finché i pennacchi del Gran Turco attrassero la sua attenzione. La soluzione del problema alimentare egli aveva dato inizio alla civilizzazione delle Americhe. Servendosi di una zappetta primitiva, l'indiano seminò i chicchi migliori. Un'offerta agli dei del Gran Turco si credeva assicurasse un abbondante raccolto e si riteneva che l'immersione delle sementi in acqua salata ne migliorasse lo sviluppo. A riconoscimento dell'importanza del Gran Turco, l'indiano eresse enormi templi ai suoi dei. Sulla coltivazione e sulla venerazione del Gran Turco si sviluppò la civiltà dei Maya. Yuncas era il dio del Gran Turco in crescita. Un calendario segnava le stagioni di semina e raccolto. Questo era un simbolo sacro agli dei che tenevano i quattro angoli della terra. Come i Maya, molti agricoltori d'oggi seguono l'usanza di piantare quattro semi. Uno per la cornacchia, uno per il corvo, uno per il verme e uno che crescerà. Anche la civiltà degli Aztechi di qualche secolo posteriore si basò sul Gran Turco. Sinteocle era la dea. E Coatlicuel la madre terra, alla quale si arrivava persino a sacrificare sangue umano. Gli Incas, una delle più grandi civiltà nelle Ande, usavano la coltivazione a terrazzo sugli scoscesi pendii delle montagne e veneravano il dio Sole, dai cui raggi prendeva vita il loro prezioso Gran Turco. Essi seppero sviluppare una qualità a pannocchie molto grosse. Il Gran Turco penetrò in Argentina, in Brasile, di là del Rio Grande, fino al Canada. Dai conquistadores venne portato in Europa, dai pirati nel Nord Africa. Cresce oggi lungo il Danubio, il Nilo, il Sudafrica, in India, in Cina. Una forza vitale nel quadro economico mondiale. Il Gran Turco tramandatoci dall'indiano. Dai suoi chicchi dorati ricaviamo oggi torte, focacce e frittelle, pane, polenta, farina, tanti altri alimenti. Possiamo assaporare pannocchio brustolite. Ne abbiamo imparato la fermentazione. Molto dobbiamo all'arte e alla pazienza dell'indiano, creatore di una nuova civiltà. Oggi abbiamo esperienza e macchinario per arare, seminare, raccogliere e mondare. In 15 ore facciamo il lavoro che ne richiedeva 500 al Maya. Soprattutto abbiamo imparato l'autofecondazione del Gran Turco, ottenuto con un sacchetto di carta collocato sul pennacchio e sacchetti trasparenti sulle spighe prima che spuntino le barbe. Ciò impedisce la fecondazione da altre piante.
Al tempo giusto, il polline viene fatto cadere entro il sacchetto. Questo viene poi sostituito alla copertura delle spighe, in modo che abbia luogo la fecondazione dal polline della stessa pianta, ciò che si chiama autofecondazione. Ogni generazione di semi produce piante più piccole, finché si ottiene un prodotto puro ad altezza costante. Parrà strano che volontariamente si cerchi di produrre piante più piccole. Ma ecco cosa avviene quando due piantine autofecondate vengono unite in matrimonio. Acciderba, che prole! Uno stelo più robusto e maggior produzione danno semi migliori per raccolti più ampi. Tre quarti del gran turco prodotto negli Stati Uniti serve per il bestiame. Buoi, pecore, cavalli, muli e soprattutto maiali. Maiali e come conseguenza maialini e salsicce e così via. E dal gran turco le bestie traggono forza. Ed esso rappresenta il più economico cibo ingrassante per ottenere carni migliori. E poi piace. E come? Gran manna il gran turco. Anche per il chimico che da esso ha ottenuto tanti prodotti. Il chicco consiste di due parti, dell'albume e del germoglio, da cui proviene quello da tavola e quello da cucina. Il principale ricavato dell'albume è l'amido, usato tanto nella preparazione di dolciumi quanto nel campo pratico, nell'industria e nelle comunicazioni. Dall'amido proviene il glucosio, lo sciroppo dorato per pane, frittelle, conserve, marmellate. In chirurgia esso rimpiazza lo zucchero del sangue. L'amido produce zucchero, dà energia, sostanze e sapore ai dolci e a molte bevande, come alla dissetante birra. Facilissimo da assimilare, è prescritto dai dottori e i bimbi ne vanno matti. Già si intravedono per il Gran Turco nuovi usi nelle industrie e nella scienza. Gomme per auto, tessuti per paracadute, materiali plastici per automobili, per navi, per macchine agricole, per treni della linea moderna e per costruzioni del futuro. Monumenti tutti al Gran Turco. Ne è passato del tempo quando il cacciatore primitivo ne adocchiò la spiga, senza certo immaginarne le possibilità future. Il botanico chiamò il Gran Turco Saya Maya, perché diede nutrimento ai Maya. Sarebbe stato.